Si è svolto, di recente, presso i locali di Villa dei Poeti di Cardito, il convegno Sereni per il gusto di condividere con Alma i piaceri della nostra terra. All'evento, organizzato dall'Istituto Emilio Sereni di Afragola Cardito, hanno partecipato diverse personalità politiche ed istituzionali che operano nei comuni di Afragola, Cardito e Casoria, oltre ad alcuni dirigenti scolastici del medesimo territorio. Tanti sono stati i temi discussi nel corso della manifestazione, ma, in particolare, i relatori si sono soffermati sulle problematiche ambientali che insistono nell'area nord di Napoli. Soprattutto, gli intervenuti hanno posto l'accento sulla necessità di adottare nuove politiche economiche e culturali adatte alla riqualificazione della cosiddetta terra dei fuochi, ed in particolare sulle potenzialità che ha la scuola in merito all'educazione ambientale. A riguardo abbiamo ascoltato ai nostri microfoni la dirigente scolastica del Sereni, Daniela Costanzo. Bene, questa è stata un'opportunità per noi scuole di dare evidenza alle istituzioni che la scuola è una realtà unitaria, sia essa come scuola di primo grado, quindi il primo settore, intendo la primaria e la primaria di primo grado, e anche la secondaria. All'unisono hanno partecipato a questo nostro momento conviviale, puntando appunto sulla comunicazione. Il primo interesse era appunto far rilevare questa comunicazione attiva da parte delle istituzioni verso le realtà territoriali, il nostro grido di attenzione dal momento che il nostro impegno ogni giorno è nella didattica e nella formazione degli alunni, che costituiscono materiale su cui lavorare sia intellettualmente sia praticamente, e mi riferisco agli aspetti e gli impieghi lavorativi che un domani questi ragazzi possono trovare nel loro territorio. Al convegno è poi seguito il momento conviviale con i piatti preparati dagli alunni dell'enogastronomico del Sereni. Rivisitazioni di specialità e di prodotti della Campania Felix, realizzati con la collaborazione di uno chef docente proveniente dalla prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Alma di Gualtiero Marchesi. Un'esperienza unica che ha coinvolto i giovani studenti dell'alberghiero alle prese con le loro prime prove di cucina al pubblico. L'evento, infine, ha avuto successo grazie ai contributi di alcuni operatori del territorio, del signor Corso del Caseificio delle Rose, del Consorzio della Mozzarella Campana, di By Quick, di Assaggi di Cuore, del Bar Corso di Antonio del Prete, di Imperioso Steel Graphic e dei docenti dell'Enogastronomico.